linee generali e quindi ha facoltà di intervenire il Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta. Prego, Presidente, esprimerà anche il parere sulle mozioni all'ordine del giorno. Signora Presidente, onorevoli colleghi, è possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Solo qualche giorno fa Papa Francesco ha sollevato dal sagrato della Basilica Vaticana questi interrogativi. Interrogativi che sono echeggiati con forza straordinaria e vibrante nella piazza reale di Roma e nella piazza virtuale della comunità internazionale. Interrogativi che colpiscono il mondo e ciascuno di noi e impongono risposte all'altezza del dramma smisurato che evocano. Su questa spirale di dolore e di morte in Siria, sulle immagini spaventose diffuse dai circuiti internazionali, sulla contabilità incerta delle vittime, sui milioni di disperati che giorno dopo giorno transitano oltre i confini del paese, il nostro governo ha mantenuto e intende mantenere un raccordo trasparente e sistematico con il Parlamento. Già nelle sue comunicazioni del 27 agosto alle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato, il ministro Bonino ha messo in evidenza i capisaldi della nostra posizione. Oggi voglio qui confermare quell'impostazione, aggiornandola naturalmente alla luce di quanto è accaduto nelle settimane successive, chiedendo anche scusa con alcuni deputati che interverranno al termine di questo dibattito se per un impegno internazionale che alle 13 inizia qui a Roma dovrò lasciare l'aula prima della fine. Prima di tutto la condanna netta, inequivocabile, ribadita in ogni consesso nazionale e internazionale, formale e informale. La condanna, riprendo le parole del collega Vito, la condanna nei confronti dell'utilizzo delle armi chimiche, come quello avvenuto nei dintorni dei quartieri orientali di Damasco lo scorso 21 agosto. La censura di un atto che si configura senza alcun dubbio come un crimine contro l'umanità. Un crimine che in quanto tale esige una sanzione dura, pronta, adeguata da parte della comunità globale. È questa del resto la posizione dei nostri alleati americani, cui ribadiamo la nostra vicinanza e amicizia, particolarmente oggi, l'11 settembre, un giorno come questo che evoca un dramma che non deve mai più ripetersi. L'uso delle armi chimiche, dicevo, è il confine invalicabile, è la negazione stessa del nostro percepirci esseri umani in relazione gli uni con gli altri. Per questo la comunità internazionale deve assumere in pieno le responsabilità che le sono proprie. Per questo occorre adottare subito misure di deterrenza in grado di prevenire in Siria, nell'intera regione, il ricorso a questi micidiali strumenti di morte e di paura, strumenti banditi dalla coscienza dei popoli, lo ricordo, oltre che dal diritto, oltre 90 anni fa. Il secondo pilastro della nostra azione è l'assoluta centralità del ruolo delle Nazioni Unite, supremo garante della pace e della sicurezza internazionale. Questa funzione non può né deve essere scalfita e sono convinto che per il Consiglio di sicurezza dell'ONU esista ancora lo spazio angusto, ma percorribile, lo diceva prima il collega Gentiloni, per adottare misure urgenti e incisive capaci di assicurare la messa in sicurezza delle armi chimiche in Siria e di prevenirne l'uso. Dobbiamo appunto percorrerlo, quello spazio. Il nostro governo sta lavorando in ogni sede per incoraggiare queste dinamiche sul piano diplomatico, in primo luogo perché crediamo che un'azione militare al di fuori del quadro di legittimità assicurato dalle Nazioni Unite rischi di ingenerare reazioni e controreazioni imprevedibili e pericolose. Per questo abbiamo deciso e comunicato ai nostri alleati che l'Italia non parteciperà ad interventi militari in assenza di un preventivo mandato dell'ONU. Terzo
Terzo punto è l'impegno per la costruzione di una posizione comune tra tutti i paesi europei. Ogni crisi internazionale è una sfida per la pace della regione e dei paesi interessati. Oggi più che mai, però, è anche una sfida per l'Europa, per la nostra Unione Europea, per il futuro dell'Unione Europea in un mondo in straordinaria e complessa trasformazione. Una sfida per la nostra politica estera e di sicurezza comune e per la credibilità stessa del progetto comunitario. Ogni governo europeo ha certo la propria agenda, ha certo i propri condizionamenti interni, lo sappiamo. Tuttavia è cruciale che, a dispetto di tutte queste differenze, tutti sappiano trovare un codice comune per poi parlare una voce sola, la voce dell'Europa, la voce dell'Europa unita. Se non lo si fa, la pena è certa e senza appello e la condanna all'irrilevanza. Una pena altissima che non possiamo permetterci, una pena che l'Italia sta cercando e cercherà sempre di sventare, contrastando ogni tentazione di rinazionalizzare le politiche estere da qualunque parte essa provenga. A questi punti, che qui ho sinteticamente ripercorso, il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa, il sottoscritto, il Governo tutto, ci siamo attenuti con coerenza anche nei più recenti e complessi sviluppi della vicenda siriana, promuovendoli in tutti i fori in cui si è articolata la consultazione diplomatica multilaterale. Proprio in funzione di questa impostazione e in coerenza con quanto affermato fino adesso, va letta l'adesione del nostro Paese al documento sottoscritto a margine della riunione del G20 di San Pietroburgo, venerdì scorso, da 11 Paesi, al quale se ne sono aggiunti nel frattempo altri, a partire dalla Germania stessa. Quindi tutti i Paesi europei e tutti i Paesi tradizionalmente nostri alleati, come ha opportunamente ricordato l'onorevole Rossi poco fa. A questo proposito ricordo che oltretutto in quel documento, su iniziativa italiana e spagnola, è stato aggiunto al comunicato un paragrafo finale che impegna i firmatari europei a lavorare per conseguire una posizione comune di tutta l'Unione Europea. E proprio questo riferimento ha aperto la strada al consenso registratosi poi degli altri paesi europei e al consenso della riunione dei ministri degli esteri che si è svolto il giorno dopo a Vilnius su una posizione dell'Unione Europea che è stata manifestata unitariamente, finalmente, dall'alta rappresentante Catherine Ashton. È una posizione, lo confermo, quindi, che si pone quella in coerenza con la dichiarazione di San Pietroburgo, anch'essa infatti avverte che la comunità internazionale non può restare inerte dinanzi alla barbarie delle armi chimiche e invoca una chiara e forte risposta. Questi crimini sono inaccettabili, questi crimini non possono godere di impunità. Fin qui le dichiarazioni di intenti, i comunicati, le parole, ora dobbiamo operare però per trasformare in fatti ciò che dichiariamo. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi affinché il Consiglio di sicurezza abbia davvero l'opportunità di adottare misure incisive, di centrare questi obiettivi decisivi di deterrenza. Lo spazio per una soluzione alternativa esiste ancora. È stato detto da tanti interventi, l'ha detto l'onorevole Scotto poco fa. Negli ultimi 2 giorni questa opportunità è stata ulteriormente e finalmente qualificata da qualche segnale incoraggiante. Mi riferisco in particolare alla proposta russa di porre l'arsenale chimico siriano sotto controllo internazionale. La disponibilità americana ad esaminarla lancia, insieme alla proposta stessa, 2 messaggi. Il primo sul metodo: una soluzione politica resta possibile, e il secondo sulla sostanza. Pur senza condonare le responsabilità per il passato, gli appropriati organismi internazionali dovranno sicuramente accertarle e dovranno sanzionarle. La priorità ora è una: evitare che l'uso criminale delle armi chimiche si ripeta. E a questi messaggi si è associata l'Unione Europea, ancora attraverso la dichiarazione resa dall'alto rappresentante, che ha ribadito la necessità di dare seguito alla proposta attraverso meccanismi stringenti di attuazione e di verifica. Attuazione e verifica, dalle parole ai fatti, appunto. Onorevoli colleghi, non voglio farmi illusioni nonostante tutte le speranze che ho qui espresso. La strada diplomatica resta in salita
Per conquistare consistenza è necessario che questa opzione sia quindi corredata di garanzie e di verifiche. Si tratta comunque di una pista, una strada da battere con determinazione e buona volontà, una strada che rispecchia gli auspici che l'Italia da giorni formula. Penso alla dichiarazione del ministro Bonino del 27 agosto scorso, penso alla posizione del nostro Paese al G20, penso alla posizione che è stata da noi espressa nel Consiglio informale di Vilnius. Essendo ormai accertato l'uso delle armi chimiche in Siria, la prima urgenza quindi è uno sforzo collettivo della comunità internazionale per sanzionarlo e prevenirne la reiterazione. D'altro canto siamo consapevoli che un collasso dei sistemi internazionali di controllo delle armi chimiche stesse andrebbe a beneficio di tutto il fondamentalismo terrorista, una prospettiva a cui tutti i paesi, Russia compresa, non è certo insensibile. Tra qualche giorno partirò per New York insieme al ministro Bonino. Andremo alla sessione inaugurale dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Lì rilanceremo la scelta italiana a favore della centralità dell'ONU e sarà quella l'occasione per contribuire a ulteriori passi avanti del percorso di pace intrapreso. Dalla questione delle armi chimiche vorrei però adesso allargare lo sguardo su due aspetti più generali che interrogano con analoga urgenza la nostra responsabilità e la nostra stessa coscienza. In primo luogo, le prospettive del conflitto in Siria, oltre alle armi chimiche. Siamo e restiamo convinti che nessuna delle parti in conflitto sia in grado di prevalere sul piano militare, né sarebbe in grado di stabilizzare efficacemente il Paese attraverso vittorie sul campo. Una soluzione politica negoziata rimane l'unica opzione praticabile per una stabilizzazione duratura della Siria e della regione. Per fare questo dobbiamo continuare a sostenere la convocazione della conferenza di Ginevra 2, come abbiamo deciso e come abbiamo spinto in tutte le occasioni fino adesso nelle quali abbiamo espresso la nostra posizione. Urgente convocazione, indispensabile convocazione. Alcuni fattori hanno sinora ritardato l'avvio del processo negoziale, non incluse le incomprensioni tra i due stessi promotori delle iniziative e le vischiosità nel consolidamento organizzativo della coalizione dell'opposizione siriana. Peraltro, oltre a rivelare i tratti più atroci di una guerra civile, il dramma siriano assume sempre più i connotati di una guerra per procura. È dunque ora necessario che tutti gli attori che svolgono un ruolo in questa crisi accettino di disinnescare i combattimenti. La soluzione può e deve essere ricercata a livello regionale. Vengo al secondo aspetto, prima di chiudere, condividendo con voi alcune riflessioni sulla risposta a cui siamo chiamati sul tema dell'emergenza umanitaria, sul drammatico tema dell'emergenza umanitaria. A San Pietroburgo, con alcuni paesi alleati, il Regno Unito, la Francia, il Canada, il Giappone, abbiamo stabilito di aumentare da subito le risorse per l'emergenza umanitaria e i profughi, dato che ad oggi le agenzie dell'ONU hanno a disposizione fondi pari a meno della metà di quanti ne sarebbero necessari per rispondere a un dramma senza precedenti. Insieme abbiamo deciso di intervenire sul piano sanitario a sostegno delle vittime degli agenti chimici. Insieme abbiamo valutato la modalità per rimuovere gli ostacoli all'instradamento dell'assistenza umanitaria nel Paese. Sono tre scelte importantissime. Mi soffermo sulla prima, confermandovi che lì abbiamo deciso, perché l'Italia è un grande Paese, abbiamo deciso di esserci e di dare un forte incremento dei contributi al piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite. Abbiamo annunciato a San Pietroburgo lo stanziamento da parte del governo italiano di 50 milioni di dollari come ulteriore nostro contributo alla gestione dell'emergenza. Se ci sarà lo spazio in Parlamento per rendere questa cifra ancora più consistente, il governo sarà ovviamente favorevole. Ho parlato di questo tema ieri stesso, qui a Roma, con il direttore esecutivo del World Food Program, la signora Cousin, ribadendo il nostro pieno sostegno al lavoro che le agenzie umanitarie dell'ONU stanno portando avanti nella regione. Dobbiamo alleviare le sofferenze in Siria e le sofferenze negli stati vicini.
sui cui confini si sono già accalcati 2 milioni di profughi. È un intervento essenziale per ragioni umanitarie, per evitare il collasso dell'economia e della società di paesi la cui stabilità è preziosa per la sicurezza regionale e mondiale, per la nostra sicurezza. Pensiamo alla Giordania e pensiamo al Libano, molti l'hanno citato il Libano, dove opera un avamposto d'Italia, dove opera con il consenso di tutti e con il plauso di tutti, quel contingente UNIFIL che ci rende in definitiva un paese confinante con la crisi siriana. Confido nella sensibilità di questo Parlamento per propiziare quindi, attraverso lo strumento del decreto legge missioni in via di imminente rinnovo, l'approvazione di questo contributo italiano in linea con quello annunciato dai principali partner internazionali. Signora Presidente, onorevoli colleghi, 2 giorni fa a Palazzo Chigi ho avuto la possibilità di ricevere, insieme al vicepresidente Alfano e al ministro Bonino, Domenico Quirico, un uomo finalmente libero, strappato da una terra che, come hanno giustamente ricordato l'onorevole Bergamini e l'onorevole Mendola, continua a nascondere padre dall'olio. Un uomo negli occhi e nel cui volto ho letto la sofferenza di un dramma che è certo individuale, ma che riguarda e investe noi e il nostro ruolo. Dai suoi racconti, dalle sue parole, affiora forte infatti tutta la complessità del tempo in cui viviamo, una complessità straordinaria, in questo caso tragica, cui abbiamo la responsabilità e il dovere di corrispondere con scelte faticose e coraggiose. Scelte all'altezza delle istituzioni che abbiamo l'onore di servire e delle aspettative dei nostri cittadini, onorevoli colleghi, che ci chiedono decisioni in grado di preservare la sicurezza e di garantire la pace. Grazie. Sì, prego, il parere sulle mozioni. Grazie. E quindi di conseguenza esprimo parere favorevole alle mozioni Speranza, Brunetta, Dell'Ai, Pisicchio, alla mozione Locatelli e contrario alle altre. Grazie. La ringrazio. Allora, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ora ha chiesto di intervenire la deputata Pia Elda Locatelli. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. La comunità internazionale, noi compresi, sono stati in grave ritardo nell'affrontare il tema della Siria se pensiamo che le prime proteste governative risalgono a 2 anni e mezzo fa. Il regime però ha ignorato completamente le richieste reagendo con brutalità. Più di 100.000 vittime, 2 milioni di rifugiati nei paesi vicini e 5 milioni di internally displaced people su una popolazione di 24 milioni. Guerra civile, perché la situazione è degenerata in continuazione, e in questa guerra civile sono emerse anche presenze inquietanti di gruppo di indirizzo estremista, purtroppo a fianco dell'opposizione democratica siriana. Tragedia su tragedia, fino all'apice dell'uso delle armi chimiche in un attacco che ha portato alla morte di 1.400 innocenti. Un crimine contro l'umanità che non